vita è la storia di una piccola città che aveva un grande sogno. Di un presidente che per primo ha creduto di poterlo realizzare. Il nostro sogno ce l'abbiamo fatta. Di un allenatore che aveva sempre inseguito la Serie A. Dobbiamo continuare così! Ma questa storia non è fatta solo di gioie. È un momento più difficile della mia vita e della mia carriera. Questa è una storia indimenticabile. Questo è Controluce. Tutto è cominciato 2 anni fa con un allenatore ingiustamente dimenticato. Ma la strada per lui non è stata semplice. Esonerato, richiamato, poi il trionfo. Quando fu richiamato per portare in fondo il campionato, perché ormai a quel punto ultimi in classifica, abbandonati un attimino da tutti, la società stava già attrezzandosi per preparare il campionato di sci. Avevo intravisto, anche perché credo di essere sufficientemente ottimista nel mio lavoro, una possibilità per potersi salvare. L'esordio di Papadopoulos a Salerno, da un punto di vista di risultato, sicuramente non partì sotto la migliore stella. Ci fu un gol dei salernitani con Vignaroli. Ma benedetto signore! Noi avremmo dovuto fare 8 gol, però successero una serie di situazioni strane e quindi ce ne tornammo a casa con le pive nel sacco, ma molto contenti perché avevamo visto una grande squadra. Però quella sconfitta fu il toccasana della nostra situazione. Io ebbi un diverbio abbastanza marcato con qualche giocatore della squadra. A quel punto decisi di puntare su un gruppo. Credo che quel gruppo mi abbia dato poi ragione del raggiungimento di determinati obiettivi, di determinati risultati. Lui ci credeva e si vedeva nei suoi occhi, nelle sue parole, e da quel giorno probabilmente siamo cambiati, siamo rivoltati completamente e abbiamo iniziato la nostra rincorsa. Mister era il capobanda, diciamo, più che l'allenatore, quello che metteva in alto la sciabola e diceva seguitemi, dai che ce la facciamo. Da ricordare quindi questo Siena in serie positiva. Vedo questa volta Pinga, carico il sinistro, rete! Attenzione a Geda, gol! Attenzione, recupera palla, attenzione! Potrebbe anche la sua volta. Successivamente andammo a Padova con il Cittadella, fu un pareggio, ma l'ultima partita a Genova con la Sampdoria fu veramente la partita dell'apoteosi. Poi finalmente è arrivato questo benedetto giorno dove siamo riusciti a fare questi 3 punti e centrare l'obiettivo che sembrava impossibile 13 giornate prima, però viverlo è stato veramente come vincere vincere al Totocalcio. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,
sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Lanciai questa campagna abbonamenti dicendo: una lucida follia, vogliamo la Serie A. Io ho sempre detto che ci credevo alla Serie A, i miei giocatori dicevano: presidente, ci vada calmo, e poi basta che perdiamo due partite consecutive affinché che invece di osannarci ci menano. E diceva: voi non le perdete due partite consecutive, così il problema si risolve. Chinartello viene servito in posizione regolare, girata di Chinartello, eccolo la rete. Mandelli ancora scalzo al centro, colpo di testa, rete, Tribocchi, rete. Io ho avuto la conferma dopo la grande vittoria contro la Sampdoria, perché giocando in 9 contro 11 abbiamo giocato come se fossimo 12 noi e 11 loro. Partita che rimarrà negli occhi della gente di Siena. Siamo riusciti a cogliere 1-0 contro, secondo me, la seconda squadra più forte del campionato, perché la prima, mi consenta, siamo noi. Questo primo posto era stato inseguito da tanto tempo, l'abbiamo raggiunto vincendo a Verona. Proprio quel momento dove bisognava cambiare marcia. Aumentò in quel momento la convinzione e veramente ce l'avremmo potuta fare a rimanere in alto per lungo tempo. Rollo ancora in area, rete! Profondo Rubino, rete! Siena in vantaggio! Poi Filippo di testa in testa! Foto Mancini! E la palla entra! Il Siena adesso deve vincere per realizzare il suo sogno. L'alba, ti rendi conto che sì? Siamo a Siena, siamo venuti a Genova, sono le 6:15. Lo scherzo con Dio! Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta... Che stai facendo, capitano? I giornali, i giornali sporchi, leggi. Eppur parenti, siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna. Abbiamo questo sogno da raggiungere. E abbiamo il sole in piazza rare volte. Dai, bravo Ghira. Via. Molto bene, dai ragazzi. Va bene. Genova di Genova. È un'idea come un'altra. Speriamo veramente che riusciamo a festeggiare questa benedetta Serie A, perché è troppo importante per tutti. Noi dobbiamo venire per vincere.
sempre molto bello questo stadio. Amici tifosi del Siena, benvenuti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. In questo stadio il Siena per la prima volta dopo 100 anni può conquistare la promozione in Serie A. Grazie ragazzi. Vabbè, ma uno non deve mica avere paura dei sentimenti. Dai, per noi è importante perché oggi ci giochiamo con i numeri concreti l'andata in Serie A. Buona serata a tutti da Gigi Rossetti, immagini che vi giungono da Luigi Ferraris di Genova, arbitro di questa gara il signor Tombolini di Ancona. Genova e Siena per la... Noi in quella partita non siamo partiti bene come spesso ci capitava. C'è subito il gol, Genova in vantaggio. Dobbiamo andare là per fare una partita onesta. Quello, se mi può essere consentito, ci ha fatto veramente incazzare. Scatta tutta la panchina, entrata assassina di Guasferre su Ardito. Ma si è fatto molto male. Entrata da interrompere una carriera. Con questo fallo fece scattare la scintilla. Anche in quell'occasione vuole dimostrare di essere un gruppo unito. Ma dai, ma sono dei macellai! Non si gioca a calcio. Guarda qua, devi guardare qua. Oh, guarda la partita. Guarda con me, guarda la partita, vai. E non ti preoccupare. Oh, guarda, vai, guarda. La squadra ha reagito come doveva reagire. Ha cominciato a giocare come sapeva giocare. Il Genoa, mi scusi, è fottuto. Il nostro sogno ce l'abbiamo fatta. Cerca di capire che sta succedendo a Piazza del Carmine. Un sogno che si realizza, un'emozione sportiva ad altissimi contenuti. È incredibile, cioè io non avrei mai potuto pensare al Siena in Serie A. Questi hanno fatto un miracolo, anzi
sì, no, è impossibile. Hanno avuto dei punti regalati. 64, quanti? Te lo dico adesso, arriviamo primi. Quanti? Primi. Primi. È finita la birra, ma la festa deve ancora incominciare. Dice che non c'è nessuno. Vediamoci qua. Questa piazza del campo è un evento eccezionale. Dai tiri! Se non festeggiamo oggi, quando vogliamo festeggiare? Avevo promesso, io sono il presidente del sogno e quando sogniamo noi per gli altri son cazzi. Ormai ci siamo, la partita col Perugia è vicina. È come arrivare a un traguardo. Non vedo l'ora di poter dire sono sceso in campo in Serie A. Ecco. Siamo forti, ce la facciamo. È il primo giorno di scuola per tutti noi, per tutta una città, per tutto un gruppo. Ora è arrivata anche Ventola, fra Flo, Ventola e Chiesa, abbiamo un attacco mitraglia. Siamo andati a prendere il pullman per raggiungere Perugia. Parcheggio. Parcheggio. Andrea, parcheggio, parcheggio. Parcheggio. Pensando un po' a come affrontare questo Perugia, che sta vivendo un momento eccezionale, e io vorrei tanto fare in modo di interromperlo. Eccoci. Di mattina e oggi si gioca Perugia Siena. L'emozione appunto di ritornare a giocare dopo più di un anno, poi so che da Siena verranno più di 3.000 tifosi, quindi è già bello giocare con tanta gente a favore. È arrivato il pullman, guarda, si sale del pullman. Adesso toccare con mano la Serie A, perché è una cosa esserci arrivata, è una cosa cominciare. Quando cominci è come la differenza tra vederla e non toccare. L'abbiamo vista, adesso la tocchiamo pure, che è molto meglio. L'ora più bella, eh? Tensioni, un po' di adrenalina, è il gusto, se no quando manca questo poi ci rimane altro. Amici che amate il calcio, amici che amate soprattutto il Siena, questa sera è festa grande al Renato Curi di Perugia, che pian piano si sta riempiendo. La squadra bianconera apre il libro della propria storia e tra poco meno di mezz'ora comincerà a scrivere la sua pagina più
gloriosa. Sembra come tutti gli altri, anche la porta, ha controllato tutto. Per adesso è tutto tranquillo. Poi vediamo, vediamo più tardi, magari il pallone è diverso. Realizzare un sogno sportivo come quello che è capitato a Siena credo che sia importante per tutti i movimenti, quindi faccio un in bocca al lupo per questa avventura loro, ovviamente, iniziando la prossima partita. C'è un'attenzione, guarda, un'adrenalina prima dell'attacco. Il pallone in area, Bortoloid, attenzione, c'è pericolo! C'è pericolo, c'è pericolo, Bortoloid, il tiro e il raddoppio. Ripresa che si apre con la novità Taddei. Taddei farà cambiare la partita, così e così, è un'altra musica. Taversa che mette nel mezzo per Flo, Taddei, il tiro e gol, pareggio bianco-nero. Quanti a casa per il primo pareggio, buono per il Siena. Andiamo là, ragazzi. Carattere, questo che ci vuole, oltre a saper giocare. Una garanzia al carattere. La nostra Siena, bella delizia.